Siamo ad Acerra, provincia di Napoli. Alle nostre spalle c'è il Castello dei Conti o Palazzo Baronale, appartenuto ai feudatari della città, che si sono susseguiti fin quando la contea è stata fondata, e cioè a partire dal X secolo d.C. E fino all'ultima contessa, la contessa Maria Giuseppa Spinelli, l'ultima feudataria, una feudataria donna che non lasciò eredi. Il castello sorge sulle rovine del teatro romano che fu costruito quando gli acerrani ebbero un finanziamento da parte appunto dei romani, dopo la distruzione d'Annibale avvenuta nel 216 a.C. e dopo la rifondazione della città avvenuta appunto nel 211 a.C. È un maniero, come si vede adesso, che ha una struttura rifatta completamente dai Borbone, quindi un impianto che è stato realizzato tra la fine del Settecento e la metà del 1800 e che prima era completamente diverso. Quello che c'era comunque era questo ponte levatoio che vediamo, che creava una barriera ulteriore di difesa, perché questo castello è stato uno dei più difesi della Campania, uno dei più inespugnati. Se si conquistava Acerra, la via per Napoli era diretta e facile. I segni del potere sono all'ingresso di questo palazzo. Da una parte lo stemma borbonico, dall'altro quello del conte di Lemos, che avviò sul territorio di Acerra e sull'intera pianura della Campania una grande opera di bonifica che canalizzò appunto i Reggi Lagni. Siamo sugli spalti del castello. Anche gli spalti erano una difesa, una barriera per il nemico che si avvicinava alla dimora dei Conti. Alle nostre spalle c'è la torre di guardia che dava accesso anche agli altri camminamenti interni posti a difesa e a guardia del castello del Maniero. Abbiamo detto che il castello dei Conti di Acerra è stato costruito sui resti del teatro romano antico. Si vede come siamo sul muro da cui si partivano le gradinate e che portavano gli spettatori ad avere lo sguardo puntato sul palcoscenico. Il castello ha avuto moltissime vicissitudini, è stato acquistato dal municipio di Acerra dai conti Spinelli direttamente all'inizio del 1900 e poi con una serie di rifacimenti e di ristrutturazioni, l'ultima avvenuta proprio una decina di anni fa, appare come adesso una struttura culturale polifunzionale all'interno della quale c'è il Museo di Pulcinella, il Museo archeologico, la biblioteca, un'area destinata alla multimedialità e un sottotetto completamente ristrutturato e riutilizzato per mostre e per attività culturali.